al della vittoria di fronte ai padroni di casa del Tolentino in maglia grigia contro i rossoblù del San Nicolò Notaresco. Ospiti reduci da due vittorie in quattro giorni, prima in trasferta a Chieti, poi nel recupero infrasettimanale contro il Matese. Il mister ospite Massimo Epifani deve rinunciare a un bel numero di giocatori, ma quel che più pesa è l'assenza di Masetti e Pesce nella linea mediana. Solito schema tattico 4-3-3 con ben 6 under dal primo minuto di gara. Sul fronte locale invece il mister Andrea Mosconi si affida allo stesso 11 che ha raccolto 4 punti nelle ultime due gare. Severini e Padovani in avanti, linea 5 in mediana con Strano, Nonni e Bonacchi davanti al portiere Matteo Bucosse. Gara che si gioca su un terreno abbastanza pesante e che va a discapito soprattutto della formazione più tecnica. Il primo quarto d'ora scivola via senza tanti sussulti ed occasioni degne di note. Il risultato cambia proprio in concomitanza con il primo quarto d'ora di gioco. Severini apre per Padovani, cross dalla destra verso sinistra, Salvatelli rimette al centro e Capezzani con un tocco di precisione supera tutti e porta in vantaggio la squadra di casa. Risposta immediata del rossoblù, fucilata di Blando, ma in qualche maniera e anche grazie a un po' di fortuna Bucosse riesce a mettere il pallone sopra alla traversa. Abruzzesi che si rifanno vedere in avanti al 21esimo, se seguentemente a un calcio da fermo spiovente in aria, ma la difesa del Tolentino si salva. Al 26esimo opportunità per i cremisi, Padovani supera Gallo, la conclusione però del capitano Cremisi risulta troppo debole e nessun problema per il numero 1 abruzzese. Al 35esimo spettacolo puro da parte dei giocatori di casa, 4 tocchi da Capezzani a Padovani per Tortelli, appoggio all'indirizzo di Severini che trova l'angolo giusto e Sciba non può far altro che raccogliere il pallone nel sacco, 2-0 per il Tolentino. Si chiude così la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio della squadra di Mosconi. Il copione non cambia anche nei primi minuti della ripresa, dove i padroni di casa sono guardinghi e controllano senza tanti patemi d'animo. Complice anche il terreno di gioco, non si assiste ad un incontro spettacolare. Al 9 azione elaborata rosso-blu, ma alla fine Bucosse anticipa tutti. Doppio cambio di mister Epifani al 12esimo, richiamati in panca Pampano e Masserotti, ma la scintilla che il mister abruzzese vorrebbe non si vede. Anzi, la formazione ospite al 17esimo rimane in inferiorità numerica per il fallo di Valenti su Salvatelli. Proteste ospite, ma l'arbitro, dopo essersi consultato con il primo collaboratore, è irremovibile. Al 28esimo prova la conclusione a giro Severini al termine di una buona manovra dai locali. Arriva sempre prima sul pallone la formazione Cremisi nella zona nevralgica del campo e cerca di sfruttare le ripartenze che però non danno il frutto sperato. Al 40esimo, terzo angolo Cremisi, Severini va a cercare la testa di Strano, palla al lato. Un minuto più tardi di conclusione del capitano rosso-blu ospite, ma Bucosse è reattivo e ferma. Al 44esimo traversone dalla destra, Pedric mette sopra il montante. Si chiude così la gara, quinto successo interno del Tolentino in casa con solo 2 reti subite nel corso dei 6 incontri giocati proprio al della vittoria. Allora mister, una vittoria, 3 punti importanti, ancora un successo interno e di numeri importanti ce ne sono tanti quest'oggi, a partire anche dal fatto che nelle gare interne il Tolentino ha subito solamente 2 reti. Sì, numeri importanti, però sono anche tanti numeri per riguardo alla salvezza. Campionato difficile, oggi abbiamo battuto secondo me una delle squadre più forti, se non la più forte del campionato, una squadra che ha tanti giocatori, giocatori forti, giocatori importanti, allenatore bravo. Però penso che l'abbiamo legittimata sia il primo tempo che il secondo tempo, a parte l'espulsione loro, ma questo è il calcio. Abbiamo fatto una grande prova, forse dobbiamo giocarla meglio ancora tecnicamente qualcosa il primo tempo, però i ragazzi sono stati eccezionali. Un grande gruppo, una buona squadra, però la strada è ancora lunga, dobbiamo resettare subito. Abbiamo già uno scontro salvezza mercoledì col Chieti, una squadra che ha vinto oggi fuori casa, però ci avrà l'umore a mille, è quello. Però bisogna soltanto dire, secondo me abbiamo fatto una buona gara e una vittoria giusta. Allora mister, una partita che il Tolentino ha controllato a centrocampo, peccato anche per le due assenze che aveva nel reparto nevralgico. Due? Oggi avevamo tantissime assenze, forse 5, 6, 7, non ne manco, ho perso il conto. Oggi eravamo in emergenza, però non in alibi, assolutamente. Avevamo giocatori infortunati in panchina per arrivare a 20. Oggi la squadra, gli avevo chiesto una partita gagliarda con i denti stretti perché sapevo che eravamo in difficoltà. E poi ci è capitato anche il campo pesante, una squadra che è abituata a giocare su questo campo, che è la sua forza. E quindi la partita è stata difficile, poi abbiamo preso gol, abbiamo preso il secondo gol, ha fatto un euro gol il giocatore loro,
Poi abbiamo provato in qualche maniera per riaprirla, cercare con la forza che avevamo dentro. Poi c'è stata l'espulsione, secondo me ingiustissima, e da lì la partita poi è finita. È stata solamente un finale dove noi abbiamo provato sicuramente a cercare di accorciare le distanze, ma ogni volta che ci aprivamo con un uomo in meno, loro sono bravi molto in contropiede. Abbiamo anche rischiato, però siamo stati anche bravi a non prendere il terzo gol. Questa è una partita purtroppo che è andata male, e che è di insegnamento. Quando ci sono le partite dove sei in difficoltà, devi dare sicuramente qualcosa di più, sotto l'aspetto motivazionale, metterci qualcosa in più. Noi siamo una squadra tecnica che sa giocare a calcio. Per oggi il campo era penalizzante molto per noi, oltre al fatto che non avevamo risorse, anche fisiche, perché oggi eravamo una squadra non strutturata, tutti piccolini, E però zeppa di capita. under. Zeppa di under, ma questo non è un problema. Gli under fanno quando sono bravi, giocano. Il problema è che su un campo del genere avevamo bisogno un po' di fisicità e oggi la fisicità non c'è stata.